Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we. Circa nel 1951 c'è stata un'alluvione e in pratica questa fiumara, che sembra una piccola fiumara, però se piove in pochi minuti ha una portata non indifferente, ha portato via la ferrovia e ha invaso tutto, diciamo, l'alveo della fiumara dove adesso sorge Saline. Ecco, noi sappiamo un'altra storia che vi chiediamo, anzi voglio chiedere a uno più grande di te, che forse la ricorda meglio, di un... di una persona che era morta in questo territorio e poi non si riusciva una settimana fa e non si riusciva poi a scendere e poi venire una ruspa. Ma poi, cioè, per poter portare, prendere il morto, il defunto, gli è arrivata una ruspa. Ha sbloccato la strada così possono scendere a Saline. A Saline. Quindi con la ruspa l'hanno dovuto portare a Saline. No, ha fatto la strada. In questo pezzo dentro il cassone della ruspa. Hanno spianato con la ruspa. Dopo l'abbiamo portato col trattore fino a passare questo torrente. Insomma, queste sono le condizioni. E quello era morto. Insomma, se uno è vivo e si sente male, non si capisce, insomma, che fine fa una persona. Quindi c'è una situazione di pericolo reale qui. Se si sta spopolando questo territorio, non si spopola. Ha detto che il sindaco l'ha aggiustato, intanto non l'ha aggiustato, ha detto quella nesce a Masella, quella è stata la... Quindi ci potrebbe essere un collegamento? Sì, c'era un collegamento. Ci potrebbe essere. Sì. Ma non è giusto. Ha detto che aggiusta, intanto... Non faccio niente. Intanto non fa niente, è arrivato l'inverno e per voi sono problemi. Ci troviamo a Molaro, in diciamo una contrada di Saline Ioniche, comune di Montebello, in provincia di Reggio di Calabria. Per arrivarci c'è tutta una fiumare, insomma il torrente Molaro, come si chiama, che arriva fino alle officine di grandi riparazioni di Saline. Sono 6 chilometri, tutta una fiumare, insomma, che gli abitanti di questa contrada devono percorrere per poter andare, insomma, diciamo in città, Saline Ioniche, perché rispetto a questo posto Saline Ioniche è quasi una città. Qui intanto siamo nel bel mezzo del fiume, perché è quello, insomma, che separa tra l'altro le abitazioni da una vallata all'altra, e vedete qui c'è un muro che viene scavato dal torrente e che mette a rischio anche le abitazioni di questo antico borgo di Molaro, dove una volta si dicono c'erano una cinquantina di famiglie, ora si sono ridotte a 20, una cinquantina di abitanti. Qui ci sono circa 10 ragazzi, insomma, che vanno a scuola, ma a scuola si va solo quando c'è buon tempo, perché quando c'è cattivo tempo la strada passa dentro questo fiume e quindi è pericoloso, insomma, anzi è interdetta. C'è una fiumara che dà, quindi non si può arrivare a mare, insomma, a Saline Ioniche. Allora, questa è una situazione che è stata sottoposta più di una volta alle amministrazioni comunali di turno, e in questa amministrazione comunale al sindaco Ugo Surace. Queste sono le strade, insomma, che si percorrono in questo borgo, e questo è il fiume che porta, come vedete, fino al mare, fino a Saline Ioniche. Questa è la strada che ogni mattina deve percorrere il pullman per portare i ragazzi a scuola. Qui c'è anche un pericolo quando piove, questo è un territorio completamente isolato, quindi lontano dal Dio e dagli uomini, e quindi se c'è qualcuno che ha bisogno di un soccorso, qui i soccorsi non possono assolutamente arrivare. Ma c'è anche il pericolo per i ragazzi che vanno a scuola, perché questi ragazzi, se si trovano se sono andati a scuola la mattina e arriva un temporale mentre stanno rientrando e si trovano sul pulmino, rischiano di essere portati a mare con tutto il pulmino. Quindi questa è una situazione di degrado, insomma, e di pericolo, alla quale qualcuno dovrebbe metterci immediatamente una pezza, insomma, ammesso che la pezza si trovi per questo buco. Se uno si sente male.
Ecco, mi stanno proprio dicendo, qui questa fiumara negli anni passati ha rotto gli argini, che è successo? Perché avete visto che è scavato tutte le fondamenta, sì, tutte queste case qua che sono in pericolo. Ah, qui entra, questo è il muro di cinta che abbiamo prima preso dal basso. Vai, vai, dici, qui questo muro, insomma, se viene ancora scavato dalla fiumara, dal torrente, il rischio è che queste abitazioni, insomma, ci crollino dentro. Insomma, questo è... Paghiamo tutti i tassi e intanto... Pagate le tasse, tassi, giustamente, dice lei, però rimangono soltanto le tasse pagate. E qui, insomma, la politica, chi deve muovere lo sviluppo, chi deve pensare, è in tutt'altre faccende affaccendata. Ma qui vengono quando arrivano le elezioni? Tutti vengono quando ci sono le elezioni, casa per casa, no? Vengono a chiedere i voti e vi promettono che fanno queste strade, promettono tutti, no? Tutto dopo basta. Dopodiché scompaiono. Dopo non si vede più. Non li vedete più. Io non vi nascondo che per salire qua stavo più di una volta pensando di tornare indietro, perché in realtà non è pensabile. Quante volte abbiamo lasciato le macchine a venire a piedi? Poi manca anche la toponomastica. Ma qua non c'è nessuna segnaletica, no, infatti. Nel mese di agosto abbiamo organizzato una serata di festa per valorizzare il piccolo borgo qua di Molaro e molte persone mi chiamavano al cellulare: ma Ciccio, dov'è Molaro? Io dovevo andare con la macchina a prendere queste persone. Pensate che ci sono finanziamenti europei, finanziamenti regionali, per riqualificare i vecchi borghi e per mettere le condizioni, probabilmente, no, pensano insomma a tutt'altro. La borgata più grossa della comune di Montebello. Era fino agli anni 50. Negli anni 50. Sì, sì, cioè. Vogliamo salire un attimo a vedere. Claro. E qui vediamo dei tubi, insomma, dell'acqua. Questi sono i tubi che portano l'acqua potabile. La vediamo come passa, insomma, sembrano così, ecco, vedete, volanti. Questi sono... Questo è l'impianto idrico. Questo è uno dei tanti impianti. Che succede qui con l'acqua? In pratica qua questi rubinetti, questi sono alcuni, ci sono almeno una cinquantina di rubinetti più a monte d'acqua di qua. E ogni volta che abbiamo, diciamo, la nostra ora d'acqua, perché noi abbiamo un'ora d'acqua ogni due giorni, dobbiamo chiudere questi rubinetti che indirizzano l'acqua nelle altre abitazioni e girare in pratica questi rubinetti per far arrivare l'acqua aspetta, che significa abbiamo un'ora d'acqua ogni due giorni? I carcerati hanno un'ora d'aria, voi avete un'ora d'acqua? Perché in pratica l'acqua è poco e abbiamo segnato in pratica nel calendario in pratica gli orari quando abbiamo l'acqua, no? Ah, quindi avete l'acqua razionata, c'è, cioè, sì, un'ora d'acqua invece che l'ora d'aria ogni due giorni. Qui siete isolati, siete peggio. Hanno fatto il serbatoio, hanno speso 40.000 euro e ora l'hanno abbandonato. No, sopra. Sopra, là, dove ci sta. Quindi voi qua dovete fare chiudere 50 rubinetti uno a uno per darvi l'acqua. Capita di notte, alle luna, a mezzanotte, noi dobbiamo alzare, chiudere. Ma vogliamo andare giusto, arrivi che è giusto. Sì, sì, sì. Poi sì, manca sì, anche l'illuminazione. Manca pure l'illuminazione, certo, qui la sera insomma diventa... È buio. È certo che è buio, se non c'è la luce è buio. Bene, qua è inutile continuare a salire, questa è la situazione intanto a Molaro, poi scendendo vi facciamo vedere altre storture, insomma, qui la politica dovrebbe, ecco, in questi casi spendere quei finanziamenti comunitari che servono per ripristinare gli antichi borghi. Questo è uno dei più antichi borghi del territorio di Montebello e di Saline, tant'è che negli anni 50 ci dicono era molto il quartiere più popolato, insomma, del territorio. È vero che era così? Del comune di Montebello. Ma qua anche ci sono stati i greci, c'erano gli insediamenti greci qua nel Monte San Giorgio, sì, che in passato in pratica queste persone abitavano qua in queste zone. Poi si sono trovati i resti. E quindi ora insomma è soltanto abbandono e si dice che questi luoghi vadano completamente abbandonati. Questa strada conduce all'Equa che va verso Fussato, verso Motta. E continua questa strada, chiamiamola strada. A Stratella che la Stratella, che a un certo punto le macchine non ci passano più. No, non ci passa perché quando piove, certo, scava. Bisogna avere il mulo, insomma, col mulo qua si arriva. Bene, vediamo. Quel signore che sta andando a prendere l'acqua. Sì, sta andando a prendere l'acqua alla fontana, è molto distante dalle case.
Ecco, durante il giorno, insomma, chi bisogna andare a prendere l'acqua in una sorgente, no? Molto distante. Molto distante, si va così, con le bottiglie. Come una volta, come una si volta. Negli anni sì, infatti, come si faceva. Quindi qua il tempo si è fermato in realtà. Sì. Per non dire che siamo tornati indietro. E quando piove, come si fa a passare per esempio anche qui per andare a prendere l'acqua? Non si può passare. E quindi che fate? Prendete l'acqua della fiumara del Vere? Non è potabile. Non è potabile. Un po' di rifornimento, diciamo. Ah, tenete un po' di rifornimento in casa, anche dell'acqua. Bene, anzi male, malissimo. Noi questo servizio, noi non pensavamo mai di trovarci ancora nel 2017, insomma, dopo Cristo, all'anticristo di nuovo, insomma, che qui siamo veramente alla tragedia, altro che tragedie greche. Ora qui sono le abitazioni. È buona sta strada. Come signora? Ora sta strada è buona. Così è buona, dice lei. È buona perché il meno male. Passiamo un morto e a sta ruspa. Ah, perché c'è stato il morto e quindi ora è buona perché è passato il morto. E la ruspa ha spianato per il morto. Per il morto. Un morti da sopra, lei fino a portare caca a macchina. Ma io voglio chiedere una cosa, ma voi non avete paura a vivere in un posto come questo ora che sta arrivando l'inverno? Abbiamo visto l'ultimo temporale. È stato... Cioè, perché qui se uno di voi sta male, per esempio. Quanto voi state male? Cioè, è estate. Quando avevo... Perché pioveva e non l'abbiamo portato all'ospedale che non si poteva, che calavano i fiumari, al giorno dopo. È morto. È morto. Quindi qua insomma si rischia di essere altro che... All'82 io ho partorito e ci vedo, mio marito che stava davanti mi giusta, mi pote passare la macchina. Non ci sono All'82. All'82. Io vedo mio marito all'ospedale con un manto, un finanziere ai piedi e chi stava e poi veniva. Queste sono cose che noi... Io tanto voto comune, ma non ti senti nulla. Certo, il comune, come dicevamo prima, i politici vengono, però arrivano a Molaro, eh? Quando ci sono le elezioni vengono tutti, no? Adesso, se sì, ci sono a novembre, dite come... Che vengono tutti. Vengono tutti? No, le elezioni in primavera verranno, verso marzo, vi chiederanno di nuovi voti. Speriamo che noi ora comunque non sapevamo di questo fatto e ce ne scusiamo anche noi, ma da questo momento noi daremo proprio addosso quotidianamente, questo servizio lo passeremo anche ad altri emittenti private e nazionali, perché questa è una situazione che non può continuare a rimanere così. C'era la chiesa, la vedi? In quel posto c'era la chiesa e il prete non ha voluto venire a dire mai la messa. Mai la messa, perché la giustamente come ci arriva quel prete? E poi il prete ci va dove? C'era un tabacchino, c'era la putiglia, da là in quel monte là c'era una putiglia. Oh, quindi ora non c'è più bottega, non c'è più niente qui. C'è. E dove fate il rifornimento? A Salina sempre. Quindi viveri a Salina, la dispensa. E quando d'inverno, se per esempio state isolati 15 giorni, lo arranciate? Un giorno, un anno che sì. C'è stata dell'ovione, sono venuto con l'elicottero a portare un vivere qua, quando c'era un metro con Barbaro, voi non vi ricordate, no? Addirittura con l'elicottero, con tipo quelle zone terremotate di guerra, insomma, dove non si può... C'era sindaco, un metro con Barbaro, che era dei Salini, sì. E gli ha aperto un pezzetto di strada là, se non che ancora dovevamo... venire dove c'è il cimitero a piedi ancora. Sì. E abbiamo fatto sciopero, abbiamo aperto un pezzetto di strada, facciamo quel tratto di strada. Ma anche voi altri anziani, vabbè, lavorate qui nei terreni, eccetera, ma i bambini, a parte che andare a scuola la mattina poi, no? Questi ragazzi, poi cosa fanno qui? Quando c'è un buon tempo, vengono per me, quando no... Non vengono e non vanno a scuola, giustamente. Ma anche quando è buono non ci vuole niente che arrivi il cattivo tempo, quindi che scende il fiume. Quindi il pericolo c'è a mandare anche i bambini a scuola. Spesso siamo stati bloccati sempre nella fiumara quando piove, quando scende. Quando piove rimaniamo sempre bloccati. Siamo rimasti impantanati nel guado del torrente. Comunque gravissima questa cosa, noi ora la seguiremo, ma ecco quella strada di collegamento, da qui la voglio inquadrare quel territorio. Più sotto, sì, più sotto. Qua non si vede. Spostiamoci un attimo più sotto perché voglio vedere quanto è lungo quel tratto per sottoporlo all'attenzione di chi deve. Sì. Fuggendo. Eccola, dai 4 galline. Quattro galline. E altrimenti 4 galline.
che lei è ammazzata. Almeno dice mangiamo polli. E che mi fa fare? Non c'è niente. Sì. Va bene, va bene. Andiamo a vedere questa strada ora. Andate. Già da qua, eccola lì la strada, io la vedo. Ecco, qui c'è la macchina che sta arrivando, vedete? Questa è la strada. Ora ci passa un po' di ciclo naturalmente. Andiamo. Da quel lato c'è una stradella, questa strada si potrebbe creare un ponticello qua e poi collegarla a quella che si vede, insomma, di fronte, questa stradina che porterebbe a Masella, insomma, se non altro per le urgenze e per le emergenze ci sarebbe una via di fuga. Ecco, voi siete arrivati ora con questa macchina, ci avete messo un po' di cipri addosso per dare una stampa ai burberi, non guasta, e state rientrando dal lavoro. Sì, sì. E andate tutti i giorni a lavorare? Sì. E quando piove? Quando piove niente a casa. A casa, perché non potete passare alla Fiumara. Certo. E se uscite invece vi trovate dall'altra parte, come fate a rientrare a casa? Rimaniamo in macchina. Tra l'altro ho visto che qui nemmeno i telefonini funzionano. No. E quindi siete tagliati fuori anche dalle reti telefoniche. E questo è gravissimo, insomma, perché se c'è un'emergenza addirittura... Soltanto col telefono fisso. Soltanto chi non ha il telefono fisso, insomma, non può chiedere aiuto, insomma, manco aiuto. Bene. In fondo noi vediamo le abitazioni, insomma, che ci sono in questo territorio. Ripetiamo, allora, sono quanti abitanti? Adesso sono rimasti in pratica una ventina di famiglie con una cinquantina di abitanti. Poi ci sono i bambini. E una decina di bambini che vanno a scuola o all'asilo? Sì. Com'è? Vanno a scuola e all'asilo. A scuola e all'asilo. C'è un pulmino che tutti i giorni sale. Sì. Quando piove non si va a lavorare, non si va a scuola. Vabbè, quindi quando piove non si può nemmeno stare male. Perché non si passa, se si muore, che piove, si rimane qua. La vicenda di quando c'è stato quel problema, quando è caduto tuo papà, che non poteva venire nemmeno l'autobulanza. Sì, ecco, un incidente, abbiamo parlato di quello che è morto, parliamo anche di quest'altro fatto, di un incidente, sono fatti veri. Mio papà, diciamo, è caduto e l'ambulanza è per miracolo è riuscita ad arrivare. Anche perché non sapevano nemmeno la strada, giustamente quando arrivano, c'è una freccia, quando c'è segnaletica laggiù e vedono una strada così sterrata, non sanno nemmeno. Hanno anche paura, non sanno neppure che direzione prendere. Dove prendere, diciamo. Beh, siamo nel 2017, purtroppo ci sono ancora queste situazioni. Situazioni che non si può. Io queste domande vostre, tutte queste, quello che abbiamo visto, quello che avete raccontato. Giro per le risposte a queste domande con questo servizio al Presidente Olivieri della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio Nicola Irto, ma soprattutto al Sindaco delle città metropolitane Falcomatà, perché ci sono anche i quattrini per gli antichi borghi che devono essere appunto messi in condizione di vivere dignitosamente, e invece questo, che è un antico borgo, è uno dei più antichi, è stato dimenticato e sta per essere cancellato, insomma, da una Fiumara. Giustamente tutte questo, le persone. Quella stradella là, il sindaco mi ha detto che faccia la comunità montana, invece è fallita. Invece non l'ha fatto, ma ve l'ha detto in campagna elettorale per caso? Sì, l'ha detto la comunità montana. Vabbè, ma non bisogna mai credere ai politici quando sono in campagna elettorale. Dice che credi che fallio e non la porta. Non è fallita la comunità montana, è cambiato, non c'è più, c'è un altro ente. E quindi non è che è fallita, quindi è fallita, non è una ditta che è fallita. Vabbè, andiamo avanti, ora facciamo qualche altro particolare scendendo, perché qui tra l'altro sono 6 chilometri per arrivare fino alle officine grandi riparazioni, 6 chilometri di Fiumara, insomma, di tragedie. Noi per la verità stavamo anche noi per tornare indietro più di una volta e poi abbiamo insistito per arrivare fino in fondo. Non avete mai pagato la pizza, manco la mangiate. Non capito, sì.
Ma non fate niente, sindaco, ormai se mi sia buona strada io sento tutti. Prima menciana veniva, primitiva da fuori dei casi. Prima veniva, no? Sì. Non faccio niente. Faccio questa, faccio quella. Però il sindaco è responsabile anche della sicurezza e della salute dei cittadini. E quindi non è che voi state in pericolo qua e il sindaco può ignorare questa situazione. Poteva forse ignorarla, ma ora faremo in modo che non la ignori più. Perché non è che il sindaco può pensare che qui vivono, ma anche se ci sono degli animali, gli animali non vengono abbandonati. Voi siete considerati peggio, insomma, per quello che abbiamo visto in questo. Ma l'anno scorso vieni un sindaco l'anno scorso qua, visto, abbiamo fatto presente, ma non lo so. Presenta a chi? E lui il sindaco, chi lo fa presente? Ha fatto presente, mi portano un po' di pietra, mi fanno gabbione, mi fermano un muro, ma intanto se non pietra, una candelera, no, che leviamo tutti i casi. Quando rompiamo un muro si sta dentro, se lo va tutto così. Beh, speriamo che non accada però. E ancora ora, quando piove, non è che piove. Ci arriva una famosa bomba d'acqua, come si dice, addio. Addio. Vabbè, vi aspettiamo, vi peschiamo giù, non vi preoccupate, ora che lo sappiamo, mettiamo delle reti. Ormai è rutto. E poi c'è da dire che diciamo in questa borgata qua diciamo è stata l'origine di tutto, perché tutte le persone che abitano a Saline, Stinò, in pratica erano originari di Molaro, quindi chi disprezza Molaro disprezza. E come pentitattolo per merito, mi dicevi prima, sì. Fuori, quindi è la stessa cosa. La stessa cosa, perché prima diciamo qua questo è il paese antico, che era stato costruito sulle alture per difendersi in pratica dagli attacchi. Scusate, saraceni. Andai ho 81 anni. Sì. E non vette mai. Viene uno, viene un altro e dice facciamo questa cosa, facciamo quest'altra, ma non si vede mai niente. Mai nessuno. E allora? Dicono che risulta fatta questa strada, ma non si sa dove l'hanno fatta. Come risulta? Dicono che risulta fatta. Ma risulta fatta. Ma però non si sa dove l'hanno portata. Smaltata anche. Ah, pure smaltata? Sì. Hanno messo lo smalto, quello delle unghie probabilmente. Invece non l'hanno... Non si sa dove è finita. Vabbè, fatelo voi un messaggio al sindaco della città metropolitana. Cioè, mandategli voi un messaggio che noi glielo facciamo, glielo recopitiamo. Perché che cosa, qua, cosa gli volete dire? Aspettate la, che... La strada proprio sopra è una cosa buona. Sì. Potete ir a Reggio, potete ir a Pellaro. Quindi bisognerebbe fare questo collegamento, insomma, e saltare la fine. Tra Stinò e Molaro. Tra Stinò e Molaro, il collegamento tra Stinò e Molaro. E questa era più vicina di quella Lambrò. Perché non invitate qua una volta il presidente della regione, il sindaco della città metropolitana, quando piove, lo invitate prima. Così poi magari noi. Lo invitate a pranzo, così poi non può andare via e rimane qua una settimana. Infatti, così capisce che cosa vuole dire. Magari quando noi facciamo questi servizi, magari anche le persone dicono ma perché fate questi servizi? Però vivendoci ci rendiamo conto che ogni volta che piove non ci possiamo proprio muovere. Rimaniamo isolati nelle nostre case. Se siamo a Saline. Se siamo a Saline ci dobbiamo fermare a Saline. E se siamo qua non possiamo scendere. I bambini non possono andare a scuola. Giorno fa, sì. Mi è morto con fratello. Sì. Col signore là che ha pagato. Pezziamo un cuore e lo portiamo a Saline. Sì. Addirittura avete chiamato una ruspa. No, esattamente, mi giusta un poco, ma poi passare le macchine. Quindi uno non può manco morire qua, insomma. E non si può morire neanche. 8 giorni fa. Ecco, stiamo parlando però di uno che muore, è uno che sta male, se c'ha un infarto qua come fa? Muore. Muore. Un marito padre ricorda quando cadio un danno e non potevo levare la sera all'ospedale, poi a presto giorno, poi lo vanno e poi morivo. A chi epoca il danno. Era dopo 50. Insomma, quindi le storie si ripetono, non occorre intervenire nessuno, va bene. Ok, che dobbiamo dire? Speriamo che qualcuno insomma si vergogni o che qualcuno non era a conoscenza, può darsi, perché le immagini dicono più di 1000 parole. Noi mandiamo le immagini che valgono più quello che ci siamo detti, insomma, in maniera molto semplice. Qua è gente semplice, ma gente onesta. E che deve fare? Sentivo prima la signora che diceva che me ne vado a Saline e abbandono qua. Dice, come pago l'affitto e come campo? Come? Esattamente. Mi ha marito nemmeno, ma pensione andavo, però stai pagando la...
L'IMU, stai pagando, L'IMU, l'ICI. L'ICI, tutto. E avete là l'acqua un'ora al giorno. Ogni due giorni un'ora. Mentre i carcerati hanno un'ora d'aria al giorno. Insomma, siete meglio dei carcerati. Complimenti. Dobbiamo girare oltre 50 rubinetti che in pratica che indirizzano l'acqua nelle case di qua a Molaro. Per poterla indirizzare nelle nostre cisterne. Verso le vostre cisterne. Bravo. Insomma, complimenti al progresso. Va bene, noi cercheremo di veicolare questo servizio perché qualcuno insomma capisca che ancora nel 2017 c'è gente che vive come si viveva, forse altro che all'epoca. Che si stava meglio. Timoli. Sì. Si stava meglio si quando si stava meglio. Si stava meglio quando si stava peggio. Una volta non c'erano le strade, sapevamo che non era peggio. C'erano là, se ne andavi. Ora non ci sono. Ora manco gli asini ci sono che passavano. E perché non c'erano gli strade? Dicono che non ci sono gli strade e possono avere i mezzi, invece i mezzi non possono passare. Invece vi voglio fare un'altra domanda prima di chiudere questo servizio. Avete detto paghiamo l'IMU, paghiamo le tasse. Certo. La spazzatura, chi la raccoglie? Cioè viene qualcuno qui no, quotidianamente a prendere la spazzatura? Ah, teniamo un po' di giorni dopo. Non quando, viene nessuno. Quando calama la vama. Ah, quindi ve la tenete sotto il letto e quando scendete poi a mare la portate a Saline. Ma il servizio di. Quindi qui non avete neppure i cassonetti, no, niente. No, non c'è niente. Non quindi c'è anche la ditta che deve fare la raccolta della spazzatura, la differenziata e quant'altro. Qua non ci arriva. Ah, ecco, bello quest'altra cosa. Quindi è un altro servizio che non, l'acqua non ve la danno, la luce non c'è, la spazzatura. La luce c'è, però manca l'illuminazione è scarsa. La luce nelle case è arrivata. Nelle case è arrivata per fortuna. L'illuminazione pubblica c'è qualche lumino. E invece l'acqua se l'avete un'ora ogni due giorni. Insomma, complimenti, state bene. Auguri, eh! Signora, dove state andando voi con questa macchina? Sto andando a Montebello e non si può passare, non vedete sta strada? Ah, stasera non c'ho io, vedete stasera che potete arrivarci. Non c'è più, si quindi siete contenta che, non, che stasera non c'è pioggia e potete passare. Tornate presto prima che arrivi la pioggia. È un problema veramente. E dove siete voi? Di merito, signora. Di merito? Sì. Ok, signora, arrivederci. Arrivederci. Questa è la strada che da Molaro porta ora a Saline Ioniche, noi ce la facciamo così facendovi vedere cosa devono attraversare anche i bambini, gli anziani, le donne, i cittadini insomma di questo territorio quotidianamente per raggiungere, per andare a scuola. Ecco, qui c'è già la fiumara, quando piove qui non si passa, insomma è interdetto
appunto il traffico, qui non si può passare perché c'è il fiume, c'è il torrente e quindi non si va a scuola. Ecco, questa è la strada che collega la Molaro a Saline Ioniche. Arriveremo, sono 6 km insomma, così ci sono 4-5 briglie, così si chiamano, di contenimento all'interno di questa fiumare. Ecco, vedete, questo è il torrente Molaro, ci sono tantissimi boschi che ci stanno a mangiare. Ecco qui, queste le condizioni in cui vivono queste 20 famiglie, 50 persone in questo borgo, comprese donne e bambini, che avete sentito insomma in quale condizioni sono costretti a vivere. Sono veramente, sono spenti perché non hanno la forza di reagire, non hanno la forza di trasferirsi, la possibilità economica per pagare un affitto e scendere a Saline Ioniche, insomma, in un territorio più idoneo, dove ci sono i servizi. Diciamo, non hanno luce, non hanno acqua, nessuno va a recuperare la spazzatura. Ecco, questo è il torrente, la strada, insomma, questa è l'altra che autostrada e superstrada. Da qui si arriva a Saline Ioniche, provincia di Reggio di Calabria. Siamo al comune di Montebello. Vedete che schifo di strada, insomma, se strada questa si può definire. Ecco qui, vogliamo continuare, se ci fanno passare queste, qui sono incontrate due macchine, pensate, questo territorio. Ecco, facciamo vedere qui. Questa macchina ha lasciato un bel po' di polvere. Purtroppo è la strada che questi cittadini devono percorrere 6 km per arrivare insomma a Saline Ioniche. Questa è la strada che tutte le mattine i bambini devono fare per andare a scuola su un pulmino. Guardate, si passa nel mezzo del torrente, un torrente molto pericoloso, il torrente Molaro. Appena piove il rischio è che il pulmino vada a mare con tutti i bambini, se per tempo non fa bene le previsioni del tempo, bisogna essere meteorologi, altrimenti si rischia veramente di fare dei danni enormi, si rischia di portare i bambini a mare anziché attraverso il fiume, anziché a scuola. Questo è veramente vergognoso, è vergognoso che nessuna delle istituzioni si preoccupi di questi cittadini, perché questi non sono animali, insomma, sono dei cittadini onesti che sono costretti a vivere come bestie. Ecco qui nuovamente l'attraversamento del fiume, vedete, qui nuovamente l'attraversamento del fiume. Meno male che quest'oggi qua il tempo è stato buono, altrimenti qui a passare si rischia la pelle. Ecco. Nuovamente un altro pezzo di torrente. Vedete? E qui ancora
scendiamo verso, sempre verso Saline Ioniche. Qui veramente, a parte che si può salire solo con un trattore, non riusciamo a comprendere come fa ancora questa gente, come fanno questi cittadini, queste persone a vivere in questo territorio sperduto, con i rischi che corre, perché qui non c'è pronto intervento, altro che il codice rosso e ambulanza. Se qualcuno sta male deve soltanto pregare perché il Signore lo tenga in vita. Eppure gli stregoni, insomma, ci arrivano in questo territorio. Questo è il servizio che proponiamo, che sottoponiamo all'attenzione delle istituzioni locali, metropolitane, regionali e nazionali. Questo è un servizio che deve fare vergognare chi governa la cosa pubblica in questo territorio, chi va in campagna elettorale a fare promessa, a chiedere i voti e poi dice che è fallita la comunità montana e che quindi non si può fare nulla. Ecco qui nuovamente un'altra briglia, il fiume, ora l'attraversiamo di nuovo da sinistra a destra, da destra a sinistra, vedete? Qui siamo nuovamente dentro il fiume, l'ultima pioggia, vedete che cosa ha fatto, ha scavato. Quindi qui per giorni nessuno ha potuto transitare. Poi naturalmente passa una ruspa, un trattore che cerca di creare nuovamente una strada provvisoria per fare passare i cittadini. Cittadini che sono spesso costretti a vivere nell'isolamento. Che rumore, ma noi il servizio ve lo, così, ve lo lasciamo così com'è, con il rumore di sottofondo degli ammortizzatori della nostra regia mobile che oggi abbiamo veramente messo a dura prova in questo, per fare questo servizio, ma riteniamo che questi cittadini meritano attenzione e noi siamo qui per dare voce ai cittadini che non ce l'hanno, ai cittadini dimenticati da Dio, dai politici e dagli uomini. Ecco, qui ora prendiamo, siamo usciti dal fiume, ora prendiamo una, così, quest'altra scorciatoia, quest'altra, chiamiamola strada, anche questa con i pericoli, vedete che ci sono, e ci avviamo verso, appunto, Saline Ioniche, le grandi officine riparazioni, perché poi usciremo giù. Ecco, questo è il percorso per fare da Molaro a Saline Ioniche. Qui giriamo e costeggiamo sempre la strada, lungo la strada poi arriviamo nuovamente a costeggiare la fiumare, il torrente Molaro, quello che abbiamo lasciato poc'anzi. Veramente allucinante quello che abbiamo visto oggi, cose da non credere, eppure esistono. Nel 2017 esistono in Calabria, esistono in provincia di Reggio di Calabria, nell'area grecanica, nel comune di Mentebello, a Saline Ioniche, a Molaro, che è un borgo antico da dove discende anche Saline Ioniche, il comune di Mentebello. Ebbene, è stato dimenticato. Thank you.
siamo per vederlo, vediamo sullo sfondo un altro ponte, il ponte, quest'altro ponte della vergogna, il ponte realizzato molti anni addietro, che ora noi vogliamo, ancora c'è il segnale di vieto d'accesso, insomma un ponte realizzato e mai comunque entrato in funzione, che serve appunto per attraversare il torrente Molaro per raggiungere anche qui altre abitazioni da quest'altra parte. Guardate in che condizione, noi avevamo fatto un servizio qua molti anni addietro, com'era è, nessuno interviene, nessuno vede, nessuno si muove, questo è terra di nessuno, è per alcuni è terra solo di 'ndrangheta, ma vorremmo chiedere alle istituzioni cosa deve fare il cittadino in quest'area per uscire dal degrado, a chi deve, a quale santo deve votarsi un cittadino che esce proprio dalla, ecco vedete il ponte, ponte sospeso, ponte dei miracoli, questo è il ponte Molaro, dicevamo il cittadino a chi deve rivolgersi per uscire da questo stato di degrado. Pensate che questa era una terra di contadini e poi è rimasta appunto all'era dei contadini, anzi questo territorio più che proprio dire è un territorio che è andato indietro negli anni, siamo nell'avanti Cristo probabilmente in questi luoghi, ancora Cristo qui deve venire perché questi cittadini non hanno mai visto bene, hanno soltanto visto sacrifici, lavoro, poi non hanno nessun servizio, nessun diritto a vivere da cittadini italiani. Eppure sono cittadini italiani, calabresi, a puro sangue, sono quelli che fanno i sacrifici, che hanno sempre zappato, che hanno lavorato i terreni, la terra insomma, hanno prodotto i frutti e vissuto con i frutti della terra. Qui la strada che ci collega a Saline Ioniche, i ragazzi fanno tutta questa strada ogni mattina. Ecco qui la famosa torre cadente che abbiamo fatto vedere in altri servizi, le cascate di Stinò, la spazzatura in mezzo alla strada, anche qui come vedete ce n'è tanta, anche qui, quindi la strada, inizia la strada qui della spazzatura, la strada che nessuno vede, che nessuno sente, non i cittadini che ci passano e che ci vivono, sono costretti a convivere con il puzzore, con questo degrado ambientale che c'è nel territorio di Saline Ioniche in provincia di Reggio di Calabria. Sullo sfondo il bellissimo mare Ionio e qui si apre il cuore insomma quando arrivi, quando vedi il mare, l'orizzonte, esci dalle montagne che di sera sono al buio, cittadini costretti a vivere al buio, vivono al buio ma non soltanto di notte quando non c'è luce, qui si è al buio anche quando è giorno, perché non si hanno i servizi indispensabili. Ecco, da qui ora noi usciamo, prendiamo la superstrada, vedete qui sempre la pulizia che c'è,
in fondo il bivio di collegamento sulla superstrada ionica per Taranto, Reggio di Calabria. Eccola qui, siamo finalmente arrivati, c'è un po' di controluce, quindi le immagini, molte immagini saranno, non saranno nitidissime, ma purtroppo siamo con il tutto sulla regia mobile e quindi siamo in movimento, prendiamo quello che possiamo riprendere. Ecco, qui andiamo verso il merito di Porto Salvo, questo è, siamo sulla superstrada ionica in provincia di Reggio di Calabria.